nostro ospite d'eccezione, il senatore Bagnai. Grazie, ringrazio l'organizzatore, il nostro coordinatore Santini, ringrazio Massimiliano per aver fatto da trade union fra il Senato e questa splendida sala piena nel rispetto delle norme, naturalmente. Cosa molto importante da sottolineare, perché credo che abbiate capito che i nostri, diciamo, avversari politici, perlomeno quelli superstiti, diciamo, perché un pezzo ce lo siamo perso per strada, non abbiano altro cui attaccarsi che, non lo so, hai fatto la foto senza la mascherina o non hai dato il gomito anziché, vabbè, i tempi cambiano. Io ricordo che ero in Francia quando il presidente Macron venne massacrato dalla stampa perché dopo un incontro con degli operai, dove lui si era precipitato per intercettare la protesta di uno stabilimento prima che arrivasse Marine Le Pen, aveva stretto delle mani e poi era stato ripreso dalla televisione mentre se le detergeva con una salvietta, una cosa del genere, venne massacrato come l'aristocratico che schifa il contatto col popolo. Oggi verrebbe massacrato se non lo facesse, ma insomma, giusto per dirvi che insomma bisogna guardare all'evoluzione delle vicende umane con un minimo di, diciamo così, di stabilità, non dico politica o intellettuale, ma anche semplicemente emotiva, non abbandonarsi se possibile all'isteria, poi capita a tutti, anche a me. Ma questo che può essere un episodio increscioso, cioè l'essere così sopraffatti da sentimenti e il dare quindi risposte irrazionali, dobbiamo dircelo, per il nostro attuale governo è diventato proprio un modus operandi, un modo direi anche di governarci. Ecco, noi forse dovremmo, nel rispetto molto apprezzato di tutte le regole, di tutte le tutele, d'altra parte non so voi, io sono nato a Firenze e la mia mamma mi aveva insegnato di lavarmi le mani prima di mettermi a tavola, di non mettermi le mani in bocca, di non mettermi le dita nel naso, di non stropicciarmi gli occhi, di non starnutire in faccia alle persone. Sembra che stiamo riscoprendo delle cose, insomma, come se fossero eccezionali, ma la verità, ora non vorrei sembrare troppo razzista, insomma, anche perché, diciamo, fra toscani ci amiamo tutti, no? Penso che i fiorentini siano molto amati da tutti gli altri, io sono fiorentino, diciamo, ma ho anche dei pregi, e insomma, fa parte della media civiltà che ci è stata tramandata dai nostri genitori compiere questi gesti cui ora si attribuisce un'importanza, insomma un significato quasi apotropaico. Prima appunto una signora che mi è stata presentata da Massimiliano, io la vedo ma no, ho già dimenticato il nome, sono veramente imperdonabile, confesso, diceva: beh, tutto sommato alla nostra età non ci ciucciamo più il dito. Ecco, sì, effettivamente abbiamo superato questa fase, abbiamo elaborato il lutto del seno materno e quindi corriamo meno rischi. No, questo per dire che, scusatemi, ma è un dato che ritengo qualche politico dovrà pure sbilanciarsi ad affermare, è quello che adesso io mi sbilancerò ad affermare dopo aver fatto una premessa. Ma voi ve la ricordate quella campagna elettorale in cui il PD fece dei bei manifesti viola con scritto "Vota il PD, scegli la scienza"? Ve la ricordate quella campagna elettorale? Se voi cercate questa frase sui vostri smartphone, trovate immediatamente quegli stendardi, saranno anche costati tanti soldi, quei manifestoni. E vabbè, io avrei dovuto parlarvi di economia, ma l'economia viene a valle di alcune cose, secondo me, viene a valle anche di alcune posture mentali e comunque deve rientrare nell'alveo di un processo politico, di un processo democratico, perché che cosa fare dei nostri soldi dovremmo deciderlo insieme, a partire dalla dolorosa decisione di da quali tasche toglierli e per passare alla decisione di che cosa farci, no? Allora, scusate se vi parlo di cose che magari
vi possono sembrare superflue, però poi magari forse ripensandoci un po' sopra cambierete idea. Allora, quel tipo di atteggiamento in me suscitò già all'epoca, peraltro all'epoca non ero neanche in politica, se non ricordo male, un'immediata allergia, perché per me era immediatamente evidente un dato che magari per voi sarà stato, come dire, chiaro fin dall'inizio, cioè che l'atteggiamento con cui il Partito Democratico si avvicinava a qualsiasi tipo di dibattito era quello di, come dire, schiacciare l'interlocutore con degli argomenti, diciamo, ab autoritate, cioè, diciamo, la scienza dice così e quindi tu devi stare zitto, tu devi credere nella scienza, non c'è possibilità di dialogo, no? Questo è un atteggiamento positivista, scientista, un po' polveroso, un po' ottocentesco, che però poi abbiamo visto affermarsi nel corso del dibattito, per esempio sulla pandemia, dove, come dire, ci sarebbe anche andata bene come, diciamo così, strategia di analisi del problema, se non fosse che la scienza un giorno ci diceva una cosa, un giorno ci diceva un'altra, mascherina sì, mascherina no, mascherina forse, idrossiclorochina no, autopsie no, però poi autopsie sì, allora eparina sì, idrossiclorochina forse, eccetera, eccetera, eccetera. Cosa voglio dire? Voglio dire che la differenza fra utilizzare la cosiddetta scienza, cioè le opinioni di bravi studiosi o, se capita, se non si ha di meglio, di guitti da talk show per fare star zitto l'avversario, è una cosa un pochino diversa dal praticare il metodo scientifico e dall'affrontare con mentalità scientifica i problemi, perché se affrontassimo con mentalità scientifica i problemi, noi dovremmo riconoscere che oggi abbiamo a che fare con una malattia grave ma curabile e che sta facendo in questo momento un numero di vittime estremamente ridotto. E quindi questo dovrebbe, come dire, questo tipo di comunicazione dovrebbe essere fatto affidandosi alla responsabilità dei cittadini, non per promuovere comportamenti irresponsabili, ma per non seminare il panico, soprattutto per non farlo a giorni alterni. Se la cosa è grave, la si tratti sempre come grave. Se la cosa non è grave, o se comunque dobbiamo conviverci, ci si conviva e si dettino delle linee guida che consentano di conviverci. E questo è fondamentale per la vita civile nostra. Io, diciamo, quando vedo quelli che mi arrivano col gomito mi viene l'urto di nervi, poi devo nasconderlo perché sono in politica, quindi devo avere la padronanza dei miei sentimenti. Quando vengono quelli che mi danno la mano, la stringo, finora è sempre andata bene, l'ultimo tampone era negativo, penso che non avete attaccato nulla, se mi avete attaccato qualcosa vedremo come andrà a finire. Però, ecco, vorrei che noi entrassimo nell'ordine di idee che ci vuole razionalità, ci vuole reale fiducia nel lavoro che tanti medici, tanti ricercatori stanno facendo. Abbiamo a che fare con una cosa che ci era ignota perché ci era stata anche per lungo tempo tenuta nascosta 6-7 mesi fa e che oggi conosciamo, e dobbiamo chiedere a chi ci governa di come dire, guidarci sulla base di quello che in 6-7 mesi abbiamo appreso. Prima incontro con le categorie produttive a Viareggio, un esponente diceva che appunto ci aspetterà un autunno durissimo, oggi il massimo numero di contagiati, firmato OMS. Vabbè, vedremo, siamo prudenti, siamo responsabili, però guardiamo al futuro con fiducia e con serenità. Noi, il PD, un po' di meno ovviamente, ma vorrei un attimo entrare nel, avvicinarmi un po' più alla sfera del ragionamento economico, restando però sempre sul tema fondamentale. Il tema fondamentale che secondo me è questo. Come voi sapete, noi, e forse anche qualcuno di voi, siamo i fascisti, razzisti, xenofobi, nazisti,
negazionisti, ecco, questa è una parola su cui ci sarebbe da aprire un discorso, perché trovo veramente un insulto alla memoria delle vittime della Shoah, l'abuso di questa terminologia. Si è espressa in questo senso almeno una presidente della di una comunità ebraica importante, ma insomma lasciamo che, diciamo, chi racconta il mondo lo faccia come desidera, poi la storia tirerà una riga. Io vorrei allora attirare la vostra attenzione su un dato che effettivamente era passato inosservato anche a me, su una dichiarazione che voglio sottoporre alla vostra valutazione, che era passata inosservata a me e che era stata sottoposta alla mia attenzione qualche giorno fa a Genova da un avvocato, dopo un incontro pubblico, nella parte più interessante, che tutto sommato è quella, almeno dal mio punto di vista, in cui ascolto e quindi spesso vengo a sapere cose che mi sono sfuggite. Questo avvocato mi riferiva in modo particolarmente scandalizzato una cosa che mi ero persa, la perla del giorno che vi propongo. Il 7 settembre del 2020, intervenendo a Senigallia, il presidente del Parlamento europeo David Sassoli, targato democratico ovviamente, democratico a chiacchiere, faceva le seguenti dichiarazioni. Il titolo sulle agenzie era: regioni non si allontanino dall'Europa, monito. Virgolettato: se le regioni si allontanano dall'Europa non è un buon auspicio per l'uso delle risorse del Recovery Fund, perché abbiamo bisogno di piani nazionali e naturalmente avere regioni che lavorino bene col governo nazionale è fondamentale. Le regioni non si allontanino da una prospettiva europea. Cioè, in altre parole, votate Mangialardi, si era nelle Marche, perché se votate Acquaroli noi i soldi non ve li diamo. Che sarebbe come dire: votate Giani, perché se votate Ceccardi noi i soldi non ve li diamo. Allora, qui ci sono diverse È stato detto anche così da qualche... È stato detto anche così, non ne dubitavo. Allora, diciamo, intanto vorrei indurre in voi una serenità che deriva dalla considerazione del merito dell'argomento. Poi però dobbiamo fare un discorso sul metodo, se me lo permettete, che può sembrare un discorso inutile, ma invece secondo me è utile e proficuo. Allora, nel merito, diciamo così, state tranquilli perché stiamo parlando di soldi che non ci sono, quindi diciamo la loro decisione di darceli o non darceli è abbastanza ininfluente rispetto così alle nostre preoccupazioni per il futuro. Poi entro nello specifico per dire cosa intendo con soldi che non ci sono, perché naturalmente mi tocca parlare anche di economia, è il mio lavoro, quindi lo farò. Ma nel metodo io trovo abbastanza, diciamo, ma neanche urtante, forse ingenuo, da parte di un esponente del PD, confessare con tanta leggerezza che in fondo le istituzioni europee, che dovrebbero avere come ragion d'essere, come scopo il benessere dei cittadini europei, di tutti gli stati europei, in realtà sono distorte in senso politico e possono essere utilizzate come arma per penalizzare chi vota male. Cioè, vi faccio un esempio, prendiamo un'istituzione cui noi italiani, quasi tutti, insomma, a parte qualche fulminato dei centri sociali, siamo affezionati, non so, l'arma dei carabinieri, no? La riteniamo un'istituzione che ci tutela, un'istituzione che ha una sua storia, una sua credibilità. Se, che ne so, un comandante generale dell'arma dei carabinieri dovesse dire: se proprio dovete andare a un comizio andateci, ma non andate a quelli della Lega perché là vi tonfiamo, credo che questa frase sarebbe presa male e noi non possiamo neanche concepire, essendo noi persone, diciamo,
intimamente democratiche ed avendo ovviamente ed essendo l'arma dei carabinieri un'istituzione seria e retta da persone di buon senso, non possiamo neanche concepire una cosa di questo tipo. Bene, però mutatis mutandis, quello che Sassoli ha detto della cosiddetta Europa, cioè dell'Unione Europea, è esattamente questo: noi siamo qui per aiutarvi, ma se votate male, vabbè, puntini e riempite voi a vostro piacimento, non voglio offendere sensibilità. Questa cosa è gravissima. Questa cosa è gravissima. È gravissima, ma non giunge neanche questa come una sorpresa totalmente inaspettata. Perché noi abbiamo visto anche da quando, nei pochissimi mesi da quando io sono entrato in politica, è successo il 18 gennaio 2018, giorno in cui Salvini mi ha detto che la mia candidatura non era solo una cosa di cui parlavano i giornali, ma anche lui aveva intenzione di candidarmi. Quindi poi dopo da lì è partito l'onda che mi ha portato fino a essere oggi con voi, avere il piacere di condividere con voi queste riflessioni. Noi abbiamo visto spesso in questo lasso di tempo, di poco più di 2 anni, come l'Europa faccia figli e figliastri. E come l'orientamento rispetto alla valutazione delle politiche economiche non sia un orientamento di carattere tecnico, ma sia un orientamento di carattere squisitamente politico. Cioè, in questo momento tutte le politiche dell'Unione Europea, a più o meno tutti i livelli, sono orientate nel senso di, per quel che riguarda il nostro Paese, impedire a... alla Lega di governare. E un pezzo di questo problema e di questo processo è naturalmente la gestione del recovery fund, come essi stessi confessano. La storia dei due pesi e due misure non è una storia nuova e non è quindi una storia che ci sorprenda. E ha preso nel corso della storia europea recente diverse forme. Vi vorrei ricordare rapidamente, ad esempio, la storia delle famose regole europee, no? Ecco, noi siamo reduci da un periodo in cui abbiamo capito, il Covid è stato un grande momento della verità, che tutta una serie di cliché... Un pochino perché mi dico che il fondo non si sente. Sì, così sentite meglio? Bene. Che tutta una serie di cliché che gli italiani raccontano a se stessi, su se stessi, sono fondamentalmente inconsistenti e privi di fondamento. Per esempio il fatto che voi siate qui disciplinati e distanziati, che abbiate tutto sommato obbedito alle regole, per esempio, del cosiddetto lockdown, cioè del confinamento in casa, senza particolari episodi, diciamo, di anarchia o di rivolta, dimostra che gli italiani sono un popolo responsabile. E di fronte a questo atteggiamento di responsabilità, a me viene molto da ridere quando sento parlare dell'Europa delle regole. Vi faccio una breve storia dell'Europa delle regole. Breve ma veridica storia dell'Europa delle regole. Nel 1997, prima che si entrasse nell'Unione monetaria, la Germania impone, diciamo così, di rafforzare la cosiddetta regola del 3%, tale per cui il rapporto fra il deficit degli Stati membri e il PIL non deve superare quel numerino 3. Nel 2003 la Germania viola quella regola. Nel 2004 la cambia, nel 2009 si scopre che la Grecia l'ha violata, nel 2010 la Germania la rimette. E questo è quello che è successo. Ora, quella regola, che è il cosiddetto patto di stabilità e di crescita, in un momento in cui abbiamo bisogno di stabilità e di crescita, viene sospesa, il che vuol dire che forse non era tanto né di stabilità né di crescita. E questa è per le regole fiscali. L'Europa delle regole, insomma, di fatto, sotto il profilo del fisco, non esiste, se non per aggredire tatticamente il governo che ti dà fastidio per qualche motivo in quel momento.
E quindi la domanda che ci dovremmo veramente porre: cosa abbiamo noi che non va? Perché diamo fastidio all'Europa? Voi siete senza cravatta, per esempio, questa è una cosa. Io da senatore obbedisco al dress code, diciamo, del mio attuale business, d'accordo? E quindi però mi sembrate delle non so, non riesco a immaginare cosa ci possa essere in noi che dà fastidio all'Europa. Vogliamo parlare di banche? Forse è meglio di no, visto che siamo in Toscana e che c'era, insomma, Banca Etruria, ma siamo anche abbastanza vicino alla Liguria, dove c'è Carige. Insomma, ovunque in Italia le banche sono un argomento doloroso, e quindi a valle un argomento doloroso il credito per chi, esercendo una qualsiasi attività, che sia di impresa o di professione o anche per una famiglia, ha bisogno di accedere al credito. Parliamo di banche. Arriva la grandine nel 2008, come ricorderete, quindi noi andiamo in crisi nel 2009, e fino al 2010 la Germania spende 265 miliardi di euro pubblici per salvare le sue banche. Questo forse non ve l'ha mai detto nessuno, o forse sì, sono tanti soldi, li avevano, li hanno spesi, va bene, a casa loro possono fare quello che gli pare, cioè io non è che voglio andare a dire agli altri che cosa devono fare a casa loro. Ma su questo non c'è reciprocità, perché gli altri vengono a dire a noi che cosa dobbiamo fare a casa nostra. E infatti, quando, come ricorderete, verso la fine del 2015 era ministro il mio ex maestro e poi ex collega Piercarlo Padoan, andarono, diciamo, in seria difficoltà degli istituti che erano già in amministrazione straordinaria, fra cui la ben nota Banca Etruria, su cui tanto si sono concentrate le attenzioni per una serie di problemi che qui non menziono. E si sarebbe potuto salvare queste piccole banche con 4 miliardi, che peraltro non uscivano neanche dal bilancio pubblico, ma da un fondo interbancario di tutela dei depositi che era alimentato da contributi degli istituti privati, venne impedito dalla direzione della concorrenza, dalla signora Vestager, brillante esecutrice e per questo uno dei pochi, forse l'unico commissario riconfermato, no? Venne impedito di fare questa operazione. E quindi ci fu il bail-in, e quindi si scoprì che quella geniale unione bancaria di cui Letta nel 2013 si era vantato come di un grande successo, forse lui direbbe achievement, perché naturalmente loro sono international, in realtà comportava, come il presidente Borghi aveva ammonito, il cosiddetto bail-in, che è quella cosa che l'Accademia della Crusca chiama salvataggio dall'interno, facendomi venire voglia di tagliargli i fondi, perché in italiano si chiama esproprio dei risparmiatori. D'accordo? Allora, diciamo così, se volete adulterare il nostro linguaggio, anziché tutelarlo per nascondere la realtà delle cose e fare politica con le parole, perché con la scelta lessicale si fa politica, le parole sono molto importanti, usare una parola anziché un'altra è spesso rivelatore di un atteggiamento, beh, allora, diciamo, la propaganda, chi la vuole se la paga coi soldi suoi. Bene, anche lì cambiamento di regole, e anche lì, stranamente, sarà stato un caso? Siamo sfortunati, non so, avevamo Saturno contro, a svantaggio della nostra economia. Ora, voi capite bene, quindi, che il tema, diciamo, Europa delle regole non esiste. E capite anche bene che l'atteggiamento politico dei nostri politici che vanno in Europa e che assumono ruoli anche prestigiosi e che dovrebbero essere ruoli di garanzia, come la presidenza di un corpo elettivo, e ci vengono a dire esplicitamente che loro useranno le istituzioni per contrastare i partiti politici avversari, anche a costo di far danno a una regione in cui abitano anche loro elettori, perché questo poi è il punto fondamentale, no? Ecco, questa roba qui, dal mio punto di vista, è inaccettabile. E io leggo la mia insofferenza e la mia repulsione di persona probabilmente nazifascista, xenofoba, omofoba, perché così, diciamo, veniamo etichettati dai giornali, ma secondo me semplicemente democratica, io leggo questa mia repulsione profonda, viscerale,
E quindi questa mia, questo mio, come dire, desiderio di combattere con tutti gli strumenti che la democrazia mi offre, a partire dal voto, chi interpreta questo atteggiamento prevaricatore e oppressore, cioè il PD, la lego alla filosofia politica della Lega, che sostanzialmente propugna l'autodeterminazione delle comunità, il concetto, diciamo, di autonomia. Anche forse si può anche dire, ieri mi dicevano, no, due giorni fa mi dicevano, siccome mi avevano chiesto di essere moderato in un comizio, qua non so se devo essere moderato o populista, Massimiliano, cosa mi consigli? Moderato, a Lucca moderati, va bene, a Lucca moderati. Populista, però portami anche in un posto dove posso essere populista, vabbè, moderato. Insomma, mi hanno detto che si può essere moderati e spingendosi addirittura a dire indipendenza. Cioè, voglio dire, il problema, allora, l'idea che magari qualche lucchese ha, d'accordo? Di conoscere Lucca meglio di un belga, e quindi, ma anche meglio, lo dico, io sono purtroppo fiorentino esiliato, quindi sto a Roma, ma anche meglio di un romano, secondo me ha un buon fondamento e non è molto distante dall'idea che gli italiani possono avere di conoscere l'Italia meglio di un belga, di un altro o dello stesso belga o magari di un lettone, no? Questo, fra l'altro, nei trattati europei c'è scritto e si chiama sussidiarietà. Però i trattati europei la sussidiarietà la tutelano, diciamo, a chiacchiere. Nel senso che fra le varie liturgie inutili, fra le varie carte, adesso magari qualcuno di voi seguirà ogni tanto le mie dirette, quindi sa quanto è alto il fascicolo di un decreto, ecco, fra i vari pezzi di quel fascicolo, se è roba che viene dall'Europa, c'è anche la valutazione preliminare di conformità con i principi di attribuzione, di sussidiarietà, eccetera, eccetera, eccetera. Tutto ti spiegano, diciamo, ti spiegano perché hanno ragione loro, ma tanto hanno ragione loro perché sono più forti in questo momento, quindi, diciamo, come dire, noi fra i vari prodotti di questa terra c'è anche Machiavelli, per cui, insomma, dovremmo saperlo queste cose qui. A chiacchiere questo principio è tutelato, ma ciò cui noi invece assistiamo in pratica, ciò cui noi assistiamo in pratica, è una deriva centralista, per cui da lì si vuole controllare tutto, tutto e di più. Finora si voleva controllare tutto e, venendo all'attualità che magari vi interessa, con la cosiddetta pioggia di miliardi, cioè con il Recovery Fund, si vuole controllare di più. Vedete, io non so quanto tempo mi dà. Cioè, tutto quello che vuoi. Non so, calcio nello stinco 10 minuti prima della... se vedo noia, chiudo prima. Allora, vorrei tenere il discorso seguendo un filo coerente. Credo che tutti voi vi siate fatti un'idea molto più nitida di quella che ha l'attuale governo, di quanto sia grave la situazione economica in questo momento del Paese. Credo che molti di voi non credano a un rimbalzo dell'economia che in ogni caso ci riporterebbe, se anche fosse, se anche coprisse esattamente il buco che si è creato, ci riporterebbe del 6% sotto il PIL del 2008, perché nel 2019 noi eravamo del 6% sotto il PIL del 2008. Quindi credo anche che la maggior parte di voi sia sufficientemente alfabetizzata da sapere che il 50% di 100 è 50, ma il 50% di 50 è 25. Per cui se tu prima scendi del 50% e poi risali del 50%, non sei tornato a 100, ma sei tornato a 75. Anche questo è, diciamo, ecco, non si possono linearizzare le percentuali a due cifre, qualche errore si fa, d'accordo? Ecco, credo che voi sappiate tutto questo, e tutto questo è molto preoccupante. Se avrete delle domande su questo vi risponderò. Ma qui c'è un gigantesco, colossale, enorme problema di democrazia, che passa per come ci vengono raccontate le cose, e quindi passa per il sistema dei media, e naturalmente trova una
sponda, un bastione direi, per il momento inespugnabile nelle istituzioni europee, che vi confessano con molto candore la loro ragion d'essere, che è quella di impedirvi di votare come volete votare voi. Voi dovete votare solo come vogliono loro. Bene, traduzione pratica. Allora, naturalmente questa cosa molti l'hanno capita, qualcuno la intuisce, a quasi tutti dà fastidio e quindi il PD dovrà andarsene a casa. Da qui abbastanza presto, insomma, adesso a giudicare dal caldo è luglio, ma insomma a settembre li manderete a casa. Ecco, questo secondo me è la mia idea. Due mesi passano in fretta, poi torno a settembre quando si può stare in giacca e cravatta senza soffrire per fare un altro passaggio. Però adesso scherzi a parte. In tutta una serie di scelte negoziali a Bruxelles di questo governo e di gestione della crisi di questo governo a Roma è evidente una follia con molto metodo. E il metodo è quello di garantirsi degli strumenti per poter influenzare la condotta dei governi futuri quando la maggioranza parlamentare in Italia sarà cambiata. Questo si vede a diversi livelli. Partirei dal livello europeo e poi andrei anche su cose più, diciamo, nostrane. Dunque, io adesso sono il responsabile economico della Lega, il che vuol dire fondamentalmente che sono a servizio dei tanti altri colleghi economisti per aiutarli nel coordinare il loro lavoro, elaborare insieme la linea del partito sui diversi temi, verificarla, parlare con la comunicazione, parlare con Matteo Salvini. Quando c'è come adesso un decreto, e sono tutti decreti piuttosto ponderosi con tante centinaia di articoli, intervenire sul lavoro emendativo per evitare che ci siano doppioni, per evitare che ci siano cose inopportune o fuori linea, tutta sta roba qui. E più o meno, anche prima di avere questa investitura formale a giugno, quando la pandemia ha murato tutti gli altri colleghi nei loro collegi, io essendo romano ero l'unico che stava lì e avevo cominciato a fare questo lavoro con il Cura Italia. Ma la cosa che comunque ci colpiva era intanto l'iniziale sottovalutazione da parte del governo dell'entità della crisi. Io vorrei che tutti ci ricordiamo le parole alate del ministro Gualtieri, cui va tutto il nostro rispetto, la nostra simpatia, la nostra riverenza, o parte di essa, insomma, magari tutta no, ecco, un pochina, ecco, un po' la teniamo per altri, da parte, magari dovesse, non vorremmo esaurirla tutta per lui. Le parole erano caduta grave ma gestibile e le parole erano nessuno perderà il lavoro. Siamo a meno 600.000 occupati e questo perché? Perché si è capito, e io l'ho capito, e l'ho capito, guardate, con sbigottimento, perché insomma una volta ero di sinistra e non riuscivo a capire l'atteggiamento di questi qui. Per questi qui l'unico lavoratore è il lavoratore dipendente. Quindi tu blocchi il licenziamento e hai risolto il problema della disoccupazione. Se chiudi un bar, non è uno che perde il lavoro che non lavora più, no, è uno sporco capitalista che viene in qualche modo eliminato come fisicamente, con una decisione politica, no, dalla pandemia. Cioè utilizzare una catastrofe naturale come clava per fare una politica di redistribuzione dei redditi è una cosa sconcia e vigliacca, io non riesco proprio a capire, eppure vi assicuro che l'atteggiamento era questo. Qual era l'atteggiamento al tavolo del negoziato? Italiani, bottegai, evasori hanno i soldi sotto il materasso, allora noi abbiamo le scadenze fiscali il 16, ma il decreto si fa il 17, così che i soldi intanto paga perché ha paura degli interessi e delle sanzioni. Chi i soldi li ha, paghi. Oh, insomma, voglio dire, a me questo atteggiamento sembra profondamente... Non lo so, qua mi mancano gli aggettivi, eppure sapete, avrete visto che ne ho parecchi, in questo caso mi mancano. Mi spiego, d'accordo? Se il ragionamento è che quando arriva
un evento esogeno che non dipende dalle scelte dell'individuo, perché nessuno credo abbia ragionevolmente scelto di ammalarsi di un virus che viene da un altro paese, no? Ma potrebbe essere un terremoto, ma potrebbe essere qualsiasi cosa, un vulcano, un asteroide, qualsiasi cosa. Immagina, abbiamo visto tanti film, una glaciazione, qualsiasi cosa, no? Se la filosofia è che tu, il ricco, che poi non è, diciamo, Bill Gates, ma siamo sostanzialmente, diciamo, noi classe media, non lo aiuti perché tanto c'hai i soldi sotto il materasso, ma aiuti solo il povero, alla fine di questo discorso, tu fai un paio di round di questo discorso qua e avrai solo tutti i poveri e Bill Gates. Cioè un aumento verticale della disuguaglianza. Non so se sono stato chiaro. Cioè non è colpa di chi ha lavorato, si è impegnato, ha conseguito degli obiettivi, magari ha preferito studiare o ha potuto, perché non sempre... Insomma, non è colpa di chi ha conseguito certi obiettivi se li ha conseguiti. E non è che perché li ha conseguiti tu devi randellarlo per livellarlo verso il basso. A mio avviso. Ma questa era molto chiaramente la filosofia politica che emergeva dal confronto con queste persone qui. Cioè persone che preferivano non aiutare 9 persone che se lo meritavano perché secondo loro c'era il rischio di aiutarne una che non se lo meritava. Ecco, sempre il moralismo, no? E poi sottovalutazione dell'entità del fenomeno. Filosofia politica dell'odio sociale applicato al culaco barista o al culaco, non so, piccolo imprenditore. E poi aspettiamo l'Europa, no? Allora, noi da subito avevamo detto ci vogliono 100 miliardi di extra deficit perché il buco sarà di questa entità. Il buco è di questa entità, alla fine li hanno dovuti fare. Fin dall'inizio abbiamo detto bisogna rivolgersi al mercato, che è liquido in questo momento perché la BCE è intervenuta dando, diciamo, assicurazioni che acquisterà titoli, e collocare titoli italiani. Ma no, bisogna aspettare gli strumenti europei che costano di meno. Quello che noi dicevamo a marzo in un'intervista al Libero lo dice oggi il nostro, fra alcune decine di virgolette, ministro Tria, il quale dice che in fondo il guadagno sui tassi di interesse nel rivolgersi al MES anziché rivolgersi al normale mercato dei BTP è tutto sommato irrisorio e tale da non giustificare i ritardi con cui ci si è rivolti al mercato per collocare titoli di Stato. Debito lo stanno facendo tutti, poi c'è il problema di come lo gestiremo e questo non è un piccolo problema, ma intanto se c'era bisogno di liquidità per intervenire si poteva fare come si è sempre fatto e come i libri di economia dicono che si deve fare per ovviare alle conseguenze di shock avversi soprattutto di questa entità. E quindi la domanda è perché? E credo che l'unica risposta sia politica, perché il rivolgersi alla cosiddetta pioggia di miliardi, di cui poi parliamo, altro non è che un modo per far affondare ancora di più l'Italia nelle sabbie mobili europee, perché sono altri soldi di cui ci dovrà essere detto come vanno spesi e di cui si dovrà controllare, qualcuno controllerà come li spenderemo, con un paio di dettagli che forse sfuggono e che a me fanno, diciamo, abbastanza girare le scatole, di cui il primo è che sono soldi nostri, e poi ve ne parlo, e il secondo è che le persone che ci controllano, i popoli, perché qua è tutto, la Germania ci controlla, vabbè, non è che abbiano quei requisiti di specchiata moralità che si richiedono normalmente in un controllore, non so, nel sindaco di una società quotata o roba di questo tipo. Cioè, stiamo parlando di paesi, come per esempio la Germania, dove, non so se voi lo sapete, ma l'ultimo, anzi ormai di gran lunga il penultimo scandalo, ha riguardato una società finanziaria che ha fatto un buco da 3 miliardi. D'accordo? 3 miliardi. Voglio ricordarvi che qui in Italia abbiamo chiuso l'Ilva per un abuso
presunto o reale, poi ci sono state anche delle assoluzioni, adesso non vi so dire se riguardavano quella precisa fattispecie, di 100 milioni di fondi europei destinati a non so che cosa. Lì fanno 3 miliardi di buco, due giornalisti del Financial Times se ne accorgono e fanno un articolo sul Financial Times, che è un giornale ritenuto affidabile, comunque letto in giro per il mondo, e la reazione del sistema paese tedesco qual è? In Italia la Consob avrebbe sicuramente aperto un fascicolo sull'azienda, lì invece la Consob ha denunciato in procura i giornalisti. Perché anche a Berlino, come sapete, c'è un problema. E qual è il problema di Berlino? Il traffico. Chiaro il concetto? Allora, io vi devo dire che ho un grande apprezzamento, essendo un europeo, a 360 gradi per la cultura tedesca. Amo Bach, amo Schubert, leggo Thomas Mann, mi avvicino con riverenza a Gauss, grande Goethe, non ne parliamo, e anche questo atteggiamento mafioso, in fondo i suoi meriti ce li ha. Quando si dice facciamo squadra, forse, diciamo così, si vuole dire anche questo, no? O no? Non lo so, ma in ogni caso io una macchina usata, soprattutto se diesel, da queste persone non la comprerei e non vorrei che venissero a controllare quello che faccio a casa mia. E invece è così. Allora, cioè, per carità di... sono troppo populista. No, è che mi sono dovuto trattenere. Ho avvertito la preoccupazione di Massimiliano, cioè non, mi sa che non lo porto più. No, ma scusate, io cioè, vi sto dicendo che non sto cercando di fare quello che tutti noi dovremmo fare, ma non perché, diciamo, ce lo dice Bagnai, ma perché ce l'ha detto anche nostro Signore, insomma, nei Vangeli ci sono diverse testimonianze. Io non cerco di non giudicare, d'accordo? Anche se non me ne frega niente di essere giudicato, insomma. Però cerchiamo di essere... È insopportabile il fetore del moralismo con cui tutto il discorso economico viene, come dire, impastato nelle istituzioni europee e dai giornali che sono poi gli araldi di queste istituzioni. È insopportabile. Dobbiamo basarci sui fatti, non sui sentimenti. E chi chiede di analizzare i fatti non può essere additato come l'anti, come Franti del libro Cuore, no? Quello, il discolo. Per esempio, parliamo dei fatti. Allora, cioè, diciamo, voi avete di meglio da fare o di peggio, non lo so, insomma, e quindi non potete entrare in tutti gli infiniti dettagli del dibattito e seguire tutta la enorme produzione di documenti, anche molto verbosi, che stanno accompagnando la storia del Recovery Fund. Una cosa che mi ha molto colpito è che, dunque, come voi sapete, in teoria l'Italia dovrebbe aver diritto a circa 200 miliardi di fondi a spanne, di cui una parte a fondo perduto. Anche se fin dall'inizio, fin dalle prime carte che giravano a marzo, era del tutto chiaro che il fondo perduto lo si sarebbe dovuto restituire. Quindi fondo perduto sui generis, diciamo così, ecco. La cosa più divertente è questa: il fondo perduto dice, beh, meno male, siccome non è un prestito, anche se dobbiamo restituirlo non direttamente attraverso delle rate come quelle del mutuo, ma indirettamente attraverso il nostro contributo al bilancio europeo e attraverso nuove imposte, almeno non ce lo faranno appostare come debito nel conto del debito pubblico. Bene. Vado a vedere le slide prodotte dal governo per illustrare il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Apro e chiudo una parentesi per farvi notare
che questa Europa è una costruzione liberale, ma i governanti dell'Europa passano più tempo a elaborare piani di un gerarca dell'Unione Sovietica degli anni 50. Ma questo, chiudo la parentesi, vado a vedere, perché questo anche, voglio dire, qualcosa dirà, no? E c'ha il piano nazionale di riforma, e c'ha il piano nazionale di ripresa e resilienza, e c'ha il documento di economia e finanza, e c'è la nota di aggiornamento del documento di economia e finanza, e c'è, che diavolo. Poi fra l'altro tutti fatti col copia e incolla, ma se lo rifà col copia e incolla, fallo di 10 pagine e mettici 5 numeri veri anziché farlo di 300 pagine per non farmi capire a me parlamentare dove vuoi andare a parare. Vabbè, lasciamo perdere. Comunque vado a leggere le slide e trovo la simpatica notizia che le componenti a fondo perduto, quelli che naturalmente gli eruditi chiamano grants, i grants, dice probabilmente non saranno conteggiati nel debito pubblico, cioè non sono neanche sicuri di non doverli contare come debito. Ma allora lo scopo del gioco qual è? Faccio un BTP e nessuno mi viene a rompere gli zenzeri a casa quando voglio spendere i soldi, non so se è chiaro, no? Ecco, vabbè. Altra cosa molto urticante, il piano nazionale di ripresa si basa sulla proposta che è stata discussa dagli stati generali. Frase che ha suscitato polemiche anche sui giornali perché qualcuno si è risentito, ha detto scusate tanto, ma e il Parlamento? Qualcuno ancora che nel Parlamento ci crede, che pensa che sia utile avere dei rappresentanti lì? C'è, cioè non sono mica tutti grillini, anzi sono sempre di meno, quindi qualcuno si è un pochino indispettito di questa idea che un piano così importante fosse stato fatto nei cosiddetti stati generali, anche perché da lì non è uscito nulla, è uscito un altro pacchetto di slide abbastanza così, diciamo, da sì, se tutta gente che ha fatto una business school, insomma, sicuramente hanno trovato un ragazzettino sveglio che sapeva fare delle cosine colorate, però alla fine era la fiera della banalità. Quindi una progettualità inconsistente, insussistente. Io mi sono preso, adesso è apparso qualche giorno fa, ci è arrivato la lista dei progetti che il governo sembra voglia proporre. Quindi vi dico casa digitale come primo luogo di cura, titolo del progetto. Prevenzione e promozione della salute con strumenti digital e interventi green. Ammodernamento impianti molitura olive per 1,2 miliardi, cioè c'è un po' di tutto, d'accordo? Allora ci è arrivato questo foglio, molitura olive, sì, perché diciamo noi facciamo anche l'olio, cioè alcuni governi preferiscono farcelo importare dalla Tunisia, io lo prendo da un'amica Arezzo, ma insomma vabbè, questo è un fatto mio, perché sono strano, capito? Preferisco l'olio toscano, ma è un problema mio, no, voi prendetevi quello tunisino, che qualcuno, non credo, no? Ecco, ci siamo capiti. Cioè, una specie di insalata, poi dopo magari, io l'ho messa sul mio canale Telegram, se qualcuno mi segue su Telegram si trova il foglio Excel con tutte queste cose. Allora, la progettualità è di questo tipo. La prospettiva è quella di indebitarci con persone che già dicono di voler fare, diciamo, delle istituzioni e quindi del loro potere di controllo un uso politico, e quindi voi immaginatevi che cosa succede quando Matteo Salvini torna al governo, questa volta nel ruolo che gli compete. Cioè, mi immagino la prima finanziaria e immagino l'occhiuto lettone o il sagace, non so, estone, che dice: caro Matteo, il tuo popolo ti ama, hai una maggioranza solida in Parlamento, tutto sommato stai facendo cose di buon senso, ma per me è no, come a X Factor. Perché? Perché non sei abbastanza green o supercazzola analoga, no? Cioè, noi non possiamo accettare questo, perché vi do una buona notizia, non ce lo meritiamo.
E non ci interessa se il dottor Roberto Saviano, il dottor Andrea Scanzi, la dottoressa Lilli Gruber e via dicendo pensano che noi come paese ce lo meritiamo, perché pensano di essere migliori del loro paese. Fatti loro, magari è vero, ma non decidono loro. Noi non meritiamo di essere governati in questo modo. Meritiamo di sbagliare da soli. Lo sappiamo fare benissimo. D'accordo? Se noi non sapessimo sbagliare da soli, Lucca non sarebbe la meravigliosa città che è, e ve lo dice uno che viene da Firenze, quindi tendenzialmente se la tira un po', d'accordo? Quindi voglio dire, cioè tutta questa cosa è un delirio di insensatezza, io non so come ci siamo finiti dentro. Ci sono delle volte che, per, diciamo così, per non disperarmi, penso che sono successe anche cose più strane in Europa, cioè oggettivamente. Immaginatevi una ragazzina di 16 anni che parte dalla campagna, va dal re di Francia, si fa dare un'armatura e guida l'esercito per liberare Orléans dagli inglesi, no? Giovanna d'Arco. Oggettivamente quella è una cosa stranissima. Ecco, diciamo, l'Unione Europea e questi meccanismi che vi ho descritto sono bislacchi, ma sono un po' meno strani. Non è detto che però finiscano molto meglio, secondo me, ecco, nel senso che si percepisce, oltre al fastidio e alla repulsione che tutti noi cominciamo a provare per questa sensazione di non essere arbitri del nostro destino e per questa sensazione di essere in pessime mani, sia all'estero che in Italia, avevo promesso due parole sull'Italia e poi ve le do, Non riusciamo a vedere un orizzonte di progresso e di sviluppo all'interno di questo quadro. Due parole sull'Italia. Come questo governo ha aiutato i suoi cittadini? Allora, dando credito d'imposta a imprenditori che non avrebbero fatto utile e non avrebbero potuto utilizzarlo, mettendogli ogni possibile bastone fra le ruote rispetto alla cessione di questo credito d'imposta, per il semplice motivo che c'è il terrore che si crei una moneta parallela di natura fiscale. Non voglio entrare in questi tecnicismi, questa è una sottolineatura che qualcuno apprezzerà, non è particolarmente rilevante, e poi soprattutto facendo quella cosa geniale che è consistita nel far indebitare le imprese affinché pagassero le tasse, che è di fatto una trasformazione di debito pubblico in debito privato, d'accordo? Cioè in un debito sostanzialmente più tossico e che comunque diventerà debito pubblico dopo, perché quando finito il preammortamento bisognerà ricominciare a restituire in 6 anni i soldi che si sono presi, secondo una delle misure del decreto liquidità, mi riferisco in questo caso alla fascia sotto i 30.000, e magari le imprese non saranno in condizioni di onorare, colpa di nessuno, ma se questi continuano così io il decollo verticale dell'economia europea non lo vedo, quei prestiti, essendo garantiti dallo Stato, dovranno essere rimborsati dallo Stato e a quel punto al governo ci saremo noi. Ecco, questo è il concetto. Quindi loro hanno tolto le clausole di salvaguardia, di cui vi ricorderete, no? Riguardavano l'IVA, era questa tagliola che era sempre presente su ogni legge di bilancio, come finanziate le clausole di salvaguardia, semplice, l'hanno finanziata a deficit, cioè le hanno cancellate, ma ci lasciano un'eredità ben più pesante che è quella di tutti questi. Allora, mi sono lamentato degli altri, che cosa avremmo fatto noi? Ma per esempio, partendo dall'ultima cosa che vi ho detto, per quel che riguarda questo intervento che è già in itinere, secondo noi bisognerebbe sterzare radicalmente. Bisognerebbe decidere che delle somme erogate, metà la si converte in un finanziamento a fondo perduto e quindi a quel punto lo Stato immediatamente rifonde gli istituti bancari, e sull'altra parte si rinegoziano le scadenze e le si portano almeno a 20 anni, perché in 6 anni tu non stai dando nessun aiuto sostanziale all'economia reale, stai dando un aiuto al sistema bancario, che per carità non è il nemico. Insomma, io sono in commissione con un illustre collega che ha scritto un libro che si chiama Bankster.
Ora, lui potrà anche avere i suoi motivi e le storie raccontate saranno sicuramente veritiere e getteranno anche una luce su alcuni comportamenti di alcuni esponenti di quel mondo censurabili. Resta il fatto che noi siamo una forza politica che, diciamo, sarà di governo e che comunque è, diciamo, favorevole a un'economia di mercato. Vi ho appena detto che mi viene una certa allergia all'Europa perché ci propone sostanzialmente un'economia ultra pianificata, quindi per coerenza devo dirvi che un mercato regolato dallo Stato ci sembra, quindi non è che la banca è il nemico. D'altra parte però mi sembra che l'approccio di consentire alle banche di sostituire linee di credito con altre linee totalmente garantite dallo Stato oggettivamente è un'operazione di de-risking, come dicono quelli fighi, cioè di abbattimento del rischio bancario, che potrebbe anche avere un senso, ma anche qui. Ma devi aspettare che ci sia una crisi per fare una cosa di questo genere e affrontarlo in questo modo, o vuoi fare qualcosa di diverso se percepisci che c'è una fragilità? Quindi qui la nostra proposta sarebbe questa. Ma fin dall'inizio la nostra proposta era stata un'altra. Invece di prestare soldi alle imprese affinché pagassero le imposte, semplicemente non riscuotere le imposte. È certo che non hanno... ovviamente non tutte, ovviamente con tutti i paletti del caso, ma tanto alla fine poi sempre... più di 100 miliardi di deficit faremo, quindi non è che quelle somme, ma questa cosa costa 20 miliardi, alla fine abbiamo fatti 100, quindi dare delle date certe agli imprenditori e alle famiglie, anche per quel che riguarda l'erogazione della cassa integrazione guadagni e la sospensione dei licenziamenti, possibilmente allineando le scadenze, in modo da mettere, diciamo, in sicurezza, in un quadro normativo chiaro, con pochi interventi, la nostra economia. Ora, le cose non sono andate così. Noi abbiamo avuto 4-5 decreti in ambito economico, abbiamo avuto il Cura Italia, il Liquidità, il Rilancio e Agosto, questi sono quelli che mi ricordo più fondamentali in termini di economia. Tre di questi avevano più di 100 articoli, cioè più grandi di una legge di bilancio, e non tutto quello che c'era dentro era estremamente prioritario. E anziché fare decreti, diciamo, mirati sui settori, no? Per consentire anche alle commissioni parlamentari di lavorarli in modo più snello. Questi decreti omnibus, dove dentro c'è tutto, marchettifici a profusione, d'accordo? Fiducia in modo che, diciamo, non ci sia un dibattito parlamentare, e poi scopri delle perle. Per esempio, in questa emergenza una pressante esigenza del MEF è assumere 50 persone istruite. Perché? Perché neanche loro sanno come gestire tutta la burocrazia del recovery fund, quindi hanno bisogno di prendersi 50 unità in più. Sarà vero? O sarà magari che siccome sentono puzza di cadavere vogliono mettere altri 50 dei loro dentro al MEF, così poi quando arriviamo li troviamo lì? Tutte e due, secondo me, ma la seconda la ponderei al 51%, la prima 49%, no? Perché il loro metodo è questo. Come hanno occupato tutti i gangli del potere? In questo modo. Giusto per dirvi che quando toccherà a noi, qui e a Roma, ci sarà tanto lavoro da fare con tanta pazienza. Bene, concludo perché non voglio tenervi qua tutta la sera, di cose da dirvi ne avrei tante. Siete tutti consapevoli dell'importanza che hanno queste elezioni, non solo per il loro scopo immediato, che è quello di assicurare un ricambio a livello regionale e quindi per consentirvi di avere dei rappresentanti che, come ad esempio Massimiliano, sono assiduamente presenti sul territorio, hanno dimostrato di esserci non solo tre giorni prima delle elezioni, ma anche
perché vedete, io quando in Senato mi sposto verso la sinistra perché devo andare magari a parlare con qualche collega per chiedere informazioni su un provvedimento, improvvisamente sento parlare solo toscano, da Barga a Firenze a... Ci sono anche tanti toscani, io un po' di sfumature riesco a coglierle, insomma, voi sicuramente più di me, essendo, avendo avuto il privilegio di restare ad abitare in questa regione splendida. Io ormai sono un apolide. E allora ci siamo capiti, è indubbio che il risultato di queste elezioni avrà un importante significato politico. È meglio non dirlo troppo, perché vi immaginate, ma dobbiamo saperlo. E questa è la prima lezione che vorrei darvi su che cosa ho imparato in politica. Cioè, ci sono delle cose molto importanti che è bene sapere, ma non è sempre bene dire. Qua mi sono arrischiato a dirlo a voi e a un altro migliaio di persone, giusto perché siamo fra amici, quindi questa cosa rimane qui. Quindi l'indicazione qual è? È che alla fine si conteranno i voti e che un voto in più è meglio di un voto in meno. Voi operate in un contesto molto difficile e non è certo mia intenzione chiedervi, diciamo, atti di particolare eroismo, insomma, non abbiamo bisogno di, diciamo così, di Giovanni d'Arco. Però parlare con un po' di buonsenso, far capire, per esempio, a chi incontrate che il Sole 24 Ore ieri diceva che le tasse europee arrivano il 1° gennaio, i soldi dall'Europa arrivano forse dopo giugno e comunque dovranno essere restituiti, per cui forse le cose non sono come le racconta la televisione. Ma far capire anche altre cose, far capire che il PD ha detto che utilizzerà questi soldi per penalizzare, no? Occupa le istituzioni e le gestisce con finalità sostanzialmente squadristiche, non usate questo termine perché loro si offendono, ma insomma, ecco, cioè, però trovate nella vostra creatività, ma nella vostra sincerità, nella vostra capacità di cogliere il momento opportuno, il modo di, senza stalkerizzare, tanto è pur vero che, diciamo, siamo nel 2020, se uno il PD ancora non l'ha capito è difficile che possa capirlo, però insomma, uno ci prova, ecco. È tutto importante e soprattutto siateci, perché la vittoria è il giorno dopo, non è il giorno prima. Ecco, il giorno prima non c'è ancora risultato. So che vi impegnerete e voglio aggiungere un'ultimissima sottolineatura. Dove voi leggerete qualcosa fra le righe e quello che leggerete sarà corretto, poi però c'è già una persona che mi chiederà di dirlo e io poi lo dirò in modo più esplicito. Allora, esercizio di lettura fra le righe. A mio avviso, d'accordo? Il fatto che voi siate qui in 100 perché di più non potevate essere, d'accordo? Ad ascoltare uno che tutto sommato vi ha parlato di cose abbastanza astratte e apparentemente distanti dalla vostra vita quotidiana, testimonia una cosa ovvia, che avete volontà di partecipazione, perché, come dicevano loro, libertà e partecipazione, volete essere liberi e avete voglia di politica, cioè avete voglia di ascoltare e di confrontarvi con i vostri rappresentanti e di capire chi state mandando a rappresentarvi, per esempio, nelle istituzioni regionali. E quindi questo significa che l'antipolitica, se voi qui siete così tanti, è già stata sconfitta. Poi magari c'è da certificare con un voto questo fatto e questo, secondo me, potrebbe essere abbastanza opportuno farlo. Avete detto fra le righe? Beh, in ogni caso io adesso smetto. No, se la risposta è no. Bene, grazie per la vostra attenzione.